Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in tutti i formati possibili. Oggi proveremo a rispondere alla domanda più difficile in assoluto del mondo dei videogiochi. Meglio una copia fisica o una copia digitale? Ve lo dico da subito, ovviamente non c'è una risposta giusta, ma si tratta più che altro di una scelta personale. Però dobbiamo discuterne a fondo perché ci sono tanti aspetti da tenere in considerazione, molti dei quali non sono immediati e arrivano in un secondo momento. E questi potrebbero farvi cambiare radicalmente la vostra prospettiva sull'argomento. Prendete quindi questo video come uno spunto di riflessione e poi vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate. Partiremo da un'analisi approfondita delle parole di Masahiro Sakurai che vanno necessariamente approfondite e contestualizzate e poi estenderemo il ragionamento a tutta la community poraccia, inserendo nel dibattito le vostre opinioni. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I links li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Prima di tutto, poracci, vi devo ringraziare. Non solo avete partecipato in tantissimi al sondaggione, ma inoltre mi avete sommerso di commenti, tutti quanti molto stimolanti. Quasi mi sento in colpa a non potervi rispondere uno a uno, ma già riuscire a far uscire questo video in tempo è stata un'impresa. Vi assicuro però che li ho letti tutti quanti, con molta attenzione. Quindi veramente grazie di cuore a tutti quanti per la partecipazione e se siete nuovi e volete aiutarmi con la crescita del canale e nel proporre altri video del genere, mi raccomando iscrivetevi. Al momento l'obiettivo è quello di raggiungere i 35.000 iscritti qua sul canale prima dell'arrivo di Tears of the Kingdom. Totk, ce la faremo? Ce la faremo. Come dicevamo, la discussione fisico versus digitale si è riaccesa a partire da un video di Masahiro Sakurai, che sul suo canale YouTube ha chiesto ai suoi spettatori a quale fazione appartenessero. Si tratta di un video leggero e scorrevole e in meno di 3 minuti non è che si possa approfondire più di tanto la questione. Proprio per questo, secondo me, vanno specificate delle cose molto importanti, ovvero il rovescio della medaglia per ogni punto a favore proposto da Sakurai. Per quanto riguarda le versioni fisiche dei giochi, il primo elemento viene indicato nella possibilità di possedere per sempre il gioco, a meno che non lo si perda o non lo si venda. E questo è verissimo. Però va fatta anche una bella precisazione, quel per sempre è una credenza abbastanza illusoria. Non solo va tenuto in conto che con il passare del tempo qualsiasi supporto fisico tende a deteriorarsi e ad esempio nessuno ci garantisce che un disco PS5 e una cartuccia Switch dalla nostra collezione privata funzionino anche tra 20 o 30 anni anche se non utilizzati, ma c'è poi il problema della riproducibilità di questi supporti fisici. La retrocompatibilità non è sempre garantita tra un passaggio generazionale e l'altro e il ricorrere a vecchi hardware può significare incappare negli stessi problemi menzionati prima, ma questa volta applicati alla console. Senza contare che questi stessi hardware rimangono figli del loro tempo e quindi ancorati alla tecnologia disponibile durante la loro commercializzazione. A meno che non si ricorra a soluzioni amatoriali e spesso dispendiose, non è certo alla portata di tutti collegare una retro console a uno schermo moderno, tanto più garantirne una buona qualità dell'immagine. E poi pensate a come va il mercato oggi. Anche le copie fisiche richiedono molto spesso il corposo download di una day one patch per poter funzionare decentemente. Alcuni casi limite addirittura obbligano il giocatore a essere connesso a internet per poter usufruire del software e molto spesso i contenuti aggiuntivi come DLC e simili non sono disponibili all'interno della prima versione fisica del titolo, mancanza che può essere corretta con una successiva riedizione GOTY, Deluxe e così via. Il secondo punto a favore delle copie fisiche è che comportano meno dati di installazione ed occupano quindi molto meno spazio nella memoria interna di una console o in una SD. E questo è verissimo, ma c'è un asterisco perché effettivamente dipende da console a console. Su Switch si inserisce la cartuccia, si scarica la day one patch e si è pronti a giocare, ma sulle console di nuova generazione non è affatto così. Io sono rimasto abbastanza scioccato da questa cosa che ho scoperto abbastanza recentemente. Ad esempio, le installazioni delle copie fisiche dei giochi PS5 occupano esattamente lo stesso spazio delle controparti digitali e non si tratta di dischi vuoti che rimandano a una chiave di accesso digitale per il download, ma anche se ci sono giga e giga di dati al loro interno,
Questi sono pensati per installare esattamente gli stessi contenuti della versione digitale, solo che questa volta non si ricorre a un download via internet, ma al trasferimento dall'unità Blu-ray all'hard disk interno. Quindi in molte occasioni la convenienza di spazio si perde e ci si ritrova con un supporto fisico che, superata la fase di installazione, viene utilizzato esclusivamente come controllo antipirateria all'avvio del software. E poi sì, ovviamente c'è il fattore collezionistico, il motivo per cui tanti di voi continuano a comprare in fisico. La soddisfazione che si ha nell'aggiungere sullo scaffale un titolo fisico, nel poter avere un riscontro visivo e tangibile della propria libreria, è qualcosa di indescrivibile. A questo però aggiungerei anche che senza il fisico non esisterebbe il mercato dell'usato, forse l'arma più potente in mano dei consumatori, siano essi collezionisti o semplicemente giocatori. C'è anche qui il rovescio della medaglia: se da una parte l'usato permette di risparmiare tantissimo, i prezzi li fanno gli utenti e quando si sfora nell'ambito del retro gaming è facile incappare in delle rarità, siano esse artificiali o meno, che ribaltano completamente il valore di un prodotto. Quello che oggi costa X, domani potrebbe costare 10 volte tanto e senza una logica precisa. E direi che negli ultimi anni di esempi del genere ne abbiamo a bizzeffe. Sakurai poi mette tra i vantaggi del fisico anche la possibilità di poter acquistare senza l'utilizzo di una carta di credito o di punti digitali. Ed effettivamente si tratta di una cosa su cui non mi ero mai trovato a riflettere. Per i più piccoli e magari anche per gli adolescenti questo potrebbe essere un bel problema, ma non mi sembra un ostacolo così insormontabile. Per quanto riguarda il digitale invece? Beh, tra i pro figura sicuramente l'acquisto immediato, una cosa che ho notato molti di voi hanno vissuto sulla propria pelle. Mi sono sempre chiesto quale fosse il vantaggio di preordinare la versione digitale di un titolo, ma effettivamente se è possibile già effettuare il preload del software, opzione sempre più comune, il poter aver bello che pronto un gioco allo scoccare della mezzanotte è un plus non da poco. E questo poi lo accorperei all'altro punto a favore, ovvero il non doversi recare in negozio per effettuare un acquisto. Un po' rimpiango gli eventi di lancio, anche se poi in Italia e in Europa non sono mai stati così frequenti, ma credo poi che qui alla fine sia una questione di gap generazionale. Come vedremo più avanti, l'età influisce parecchio sullo schieramento tra fisico e digitale. E poi come ultimo pro, Sakurai fa notare come i titoli non vadano mai out of stock. Verissimo, ma anche no. Anzi, questo è forse il più grande problema del digitale. Nessuno garantisce che i titoli saranno acquistabili per sempre, né che gli utenti potranno continuare ad usufruire del proprio catalogo digitale. Qui gli esempi si sprecano, pensate alla 3D All Stars rimossa dal commercio, o magari per rimanere sempre in casa Nintendo, come molto presto perderemo la possibilità di usufruire degli eShop di 3DS e Wii U, di come lo store Wii sia già bello che morto da un pezzo, e in generale di come gran parte della storia Nintendo sia al momento inaccessibile, se non ricorrendo al retro gaming. La libreria GameCube rimane chiusa nella cassaforte della grande N e non siamo noi a decidere quali giochi retro verranno aggiunti a Nintendo Switch Online. Ma sulle altre piattaforme non è che la situazione sia tanto diversa. Vi dico gli esempi che mi vengono in mente al volo. Al momento tutti i Metal Gear Solid sono stati rimossi dagli store digitali e non si sa quando sarà possibile acquistarli nuovamente. PT era una demo gratuita su PlayStation Network che fu fatta sparire dallo store in seguito alla rottura dei rapporti tra Kojima e Konami. Un pezzo di storia che rischiava di essere cancellato per sempre. E poi c'è anche una cosa che mi mette una tristezza immensa. Ci sono tre giochi di Platinum Games che non possono essere acquistati perché sono scaduti i diritti d'autore. E poi c'è anche Babylon's Fall, ma quello è un altro discorso. Quindi, se da una parte l'acquisto fisico non garantisce una proprietà sul lungo termine, quello digitale è ancora messo peggio. Il vantaggio vero, oggettivo, del digitale sul fisico è quello dello spazio risparmiato, un fattore messo in primo piano da Sakurai, che svela di preferire l'acquisto digitale proprio perché non è un collezionista. Dopo aver ammirato la sua collezione di console, tutte rigorosamente pronte all'uso, un po' forse c'era da aspettarselo un approccio onnivoro del genere, anche perché quello di ottimizzare lo spazio a disposizione è un fattore molto sentito dagli utenti giapponesi, ma so che molti di voi saranno morti dentro nel vedere come Sakurai tiene organizzati tutti i suoi giochi. Un approccio estremamente razionale che, e dico purtroppo, fa capire come probabilmente chi gioca tanto e su tutte le piattaforme, in teoria farebbe meglio a preferire l'acquisto digitale. Il pubblico degli appassionati sembra però remare in direzione opposta, e questa è una spaccatura che mette in evidenza come i giocatori consapevoli, ovvero quelli che seguono attivamente e con interesse tutto il mercato videoludico, rappresentino in realtà solo una minima frazione di tutto quanto
quanto al mercato. Proprio come per il gigantesco pubblico di Sakurai, anche la community poraccia si è espressa in favore delle copie fisiche. Però sappiamo tutti che ad oggi il mercato sta andando verso un futuro all digital e con la pandemia questo processo ha subito un'accelerazione incredibile e ormai le vendite digitali pareggiano e sorpassano in qualche caso quelle fisiche. E guardate come sta cambiando la percezione della questione negli ultimi anni. Io stesso, pur considerandomi un collezionista, ormai mi ritrovo di frequente a valutare gli acquisti digitali, ricadendo così nella percentuale del dipende. E tanti di voi appartenenti allo zoccolo duro dei giocatori di vecchia data sono sicuro che oggi vedono con molta meno diffidenza l'acquisto digitale rispetto al passato. Dopotutto, la Xbox One All Digital è stata chiaramente un esperimento prematuro, ma guardate che razza di successo che sta avendo la Serie S. E poi non fa così strano pensare che esiste una PlayStation senza lettore ottico. Io per esempio sto letteralmente adorando la Steam Deck, ma non mi è mai passata per la testa l'idea di inserire una cartuccia al suo interno, né ho mai sentito la mancanza di una softeca tangibile da mettere sullo scaffale. Ora, magari rischiamo di andare un attimo fuori tema, ma è giusto trattare brevemente anche quest'altro argomento che molti di voi hanno giustamente fatto notare. La riluttanza verso gli acquisti digitali è stata superata anche grazie all'avvento e alla standardizzazione dei servizi in abbonamento in stile Game Pass. Questo, se vogliamo, è un ulteriore passo che ci allontana dall'esigenza di possesso e di proprietà di un software. Si risparmia tantissimo, si gioca a volontà e poi ci si dimentica dei titoli in un batter d'occhio. Questa cultura del binge gaming fa perdere tanto e sicuramente si dà molta meno importanza a un gioco inserito in un catalogo gigantesco piuttosto che al singolo titolo acquistato dopo un periodo di sacrifici. Il parallelo con l'era della pirateria di fine anni 90 è perfetto, anche perché ci siamo passati un po' tutti. Però è anche vero che grazie al pass c'è la possibilità di scoprire giochi che altrimenti non si sarebbero mai presi in considerazione. Nelle ultime settimane ho adorato Tunic, mi sono appassionato per la prima volta a un'avventura testuale grazie a Pentiment e ora sto scoprendo una gemma indie dal sapore nostalgico come Signalis. Ecco, questi servizi possono rappresentare una cassa di risonanza importantissima per piccole e medie produzioni che altrimenti verrebbero seppellite in un mercato ormai dalle proporzioni gigantesche, e nulla ci vieta poi di recuperare le edizioni fisiche che molto spesso vengono pubblicate con mesi di ritardo rispetto alla data di uscita. Comunque, leggendo i vostri commenti è palese come dietro questa scelta ci sia innanzitutto una spaccatura che si origina dalla differenza di età. Sono estremamente fortunato ad avere un pubblico relativamente piccolo ma estremamente eterogeneo, e nel corso degli anni i miei video hanno attirato diversi tipi di giocatori, dal collezionista incallito all'appassionato di lunga data fino a quei giocatori che magari si sono approcciati al mondo del gaming proprio adesso, magari partendo con Nintendo Switch. E quindi la scelta del fisico, per tantissimi e per me compreso, è puramente irrazionale e legata a un fattore nostalgico, alla nostalgia verso un'era che non esiste più. Chi non ha vissuto sulla propria pelle le prime generazioni di console non potrà mai capire cosa significava scartare un nuovo gioco e fiondarsi subito sul libretto di istruzioni, scambiarsi i titoli con i propri amici, attendere con spasmodica trepidazione un gioco di cui avevamo sentito parlare solo attraverso delle immagini a bassa risoluzione inserite all'interno di anteprime che dicevano tutto e niente. A mancare quel contesto, un modo completamente diverso di vivere il videogioco, che aveva altri ritmi, altri tempi e soprattutto altri orizzonti, ma nel 90% dei casi aggrapparsi alla copia fisica oggi, per questo sentimentalismo, è una battaglia persa. È inutile ricordarvi il vuoto cosmico che permea ogni edizione fisica standard, così come la fatiscenza di molte collectors che con il loro contenuto non giustificano in nessun modo il prezzo a cui vengono proposte. Ma per quanto ormai la mia libreria Switch contempli ormai decine e decine di titoli in digitale, non mi sognerei mai di abbandonare la ricerca del gioco fisico e del triangolo blu. E poi diciamocela tutta, ora come ora il mercato digitale non è realmente conveniente, o meglio, potrebbe esserlo molto di più, e al giorno d'oggi i veri vantaggi sono dei publisher e non dei consumatori. È lo stesso Sakurai a sollevare la questione: non ha senso che i giochi fisici costino come le controparti digitali, e non ci credo che tutti i risparmi ottenuti dalla mancata produzione del supporto fisico e distribuzione del prodotto vengano pareggiati dalle tasse di
pubblicazione su shop digitali. Inoltre, a livello legislativo, siamo praticamente nel Far West e i publisher fanno veramente come gli pare. Non esistono politiche concrete e trasparenti per quanto riguarda il reso di prodotti digitali e in più di uno store, sbagliare acquisto è un errore fatale. Nessun rimborso. Finché le politiche di vendita e reso digitali non verranno regolamentate e messe in pari con i diritti dei consumatori che ci si aspetta in qualsiasi tipo di acquisto, beh, non si potrà parlare di reale convenienza del digitale sul fisico. In sostanza, credo che il futuro dell'industria sia digitale al 100%, ma non sono io a dirlo. È palese la direzione in cui sta marciando il mercato. Le copie fisiche rimarranno ad appannaggio dei collezionisti e saranno rilegate a iniziative secondarie, che potrebbero essere un Kickstarter, così come delle pubblicazioni in un secondo momento fatte da publisher esterni, un po' come accade per Limited Run Games. Ci saranno quindi sempre più sovrapprezzi, quasi come se la copia fisica si trattasse di un di più, lasciato solo a chi è disposto a pagare in più, ormai un aspetto obsoleto dell'esperienza videoludica. Certo, poi c'è da chiedersi quante altre generazioni di console presenteranno ancora il supporto per il formato fisico. Anche questa potrebbe essere una bella poro prediction. E poi molti potranno vedere un parallelo con il mercato musicale, ma forse in questo caso ci sono delle differenze da non sottovalutare. Il mercato del vinile, ad esempio, non è ad appannaggio esclusivamente dei collezionisti, ma attrae a sé anche tutti quegli audiofili che ricercano un'esperienza di ascolto impareggiabile rispetto alla compressione audio di un CD o alla freddezza di file audio di alta qualità. Per i videogiochi non c'è questa distinzione qualitativa. Un gioco digitale performa esattamente allo stesso modo di uno fisico e il discorso dell'esperienza autentica ricade più nel campo del retro gaming che del collezionismo. Insomma, avete visto, non c'è una risposta definitiva se sia meglio il fisico al digitale, anche se possiamo immaginarci dove andremo in futuro. E non ho neanche toccato un altro aspetto importantissimo della questione, quello che riguarda sprechi, consumi e inquinamento, principalmente perché non ho i dati sufficienti per esprimermi con chiarezza sull'argomento. Però se penso a tutta la carta dei manuali, alle plastiche e plasticacce di case, accessori improponibili, beh, probabilmente quella digitale è la scelta più etica. Ma vi ripeto, non sono qui per dirvi cosa fare e soprattutto come nerdare duro. Il video nasce proprio dalla realizzazione che anche io negli ultimi anni sono passato, quasi senza rendermene conto, da una risposta ferma di sempre e solo digitale a un bel più ipotetico dipende e valuto di situazione in situazione se effettivamente valga la pena ricercare a tutti i costi la copia fisica. E quindi magari sarà interessante rivedere questo video fra 5-10 anni per capire quanto la situazione sarà cambiata, sempre che questo video rimanga disponibile. Mi raccomando, YouTube, non fare scherzi. Io vi ringrazio tantissimo per aver partecipato alla stesura di questo copione e spero che qualcuna delle idee proposte vi abbia suscitato un qualche tipo di riflessione. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e se video del genere vi piacciono, grazie di cuore, non sapete quanto è importante per me il vostro feedback. Noi ci vediamo al prossimo video che arriverà quando arriverà, voi mi raccomando fate i bravi, riposatevi dormendo sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il poro fisico Michele Digital, ciao! Ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa!